Con una rete di Alonzi al 93esimo, la Vastese batte la San Benedettese e conquista 3 punti di platino per iniziare la risalita in classifica. Una vittoria pesantissima che sa di liberazione per gli abruzzesi dopo 90 minuti sofferti, ma che hanno premiato alla fine la formazione più propositiva. Porte chiuse all'Aragona per i lavori di adeguamento nell'impianto aragonese. Marchigiani pericolosi al terzo con la punizione di Ferretti e il colpo di testa di Svarups che salta in area più alto di tutti, trovando però la traversa della porta di Dirienzo. Al 6° minuto Alessandro cade a terra in area marchigiana con Maccarini che lascia però proseguire con ampi gesti. Meglio nella prima fase di partita gli ospiti che fanno più possesso palla, anche se le emozioni latitano fino al 26esimo quando Monza per la Vastese sugli sviluppi di un corner colpisce di testa mandando la palla di pochissimo sopra la traversa. Ma le due squadre con il trascorrere dei minuti continuano quasi ad annullarsi, con Dirienzo e Knoflach mai chiamati ad interventi degni di nota. Si arriva così al 46esimo senza sussulti, con lo 0-0 logica conseguenza di quanto visto in campo. Nella ripresa avvio di partita senza sussulti, bisogna così attendere 19 minuti per il primo acuto con le noci per i padroni di casa che dai 20 metri prende la mira mandando la sfera sopra la traversa. Gara che si gioca sulla falsariga del primo tempo con poche emozioni. Al 25esimo c'è una mischia furibonda in area marchigiana risolta dagli ospiti in angolo. Meglio in questo secondo tempo i padroni di casa, più propositivi rispetto ai rossoblù, che al 32esimo si vedono però pericolosamente con una conclusione a giro di Lisi e con la palla che termina però a lato. Al 34esimo ancora Vastese con la punizione di Agnello e la palla in area con Alessandro che in scivolata a pochi metri dalla linea di porta mette il pallone sopra la traversa. Finale di gara convulso con l'espulsione di Fulvio D'Adderio, tecnico di casa al 90esimo per proteste, e la rete vittoria di Alonzi per la Vastese al 93esimo che fa esplodere la gioia biancorossa per un successo che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. 3 punti di platino per i biancorossi in vista della gara di domenica prossima in casa del Pineto. Per la San Benedettese e crisi nera. D'Adderio, è inutile sottolineare che questa è stata una vittoria fondamentale, preziosissima, pesantissima, arrivata tra l'altro al 93esimo, però soprattutto nel secondo tempo ci avete creduto di più e alla fine siete stati premiati. Sì, ma penso anche al primo tempo, insomma, una squadra ostica, la San Benedettese, che ti crea dei problemi, quindi siamo stati bravi a crederci anche al secondo tempo, ma anche al primo tempo abbiamo combattuto con tentando di fare qualche cosa e quindi insomma abbiamo creato anche 3 palle gol e si risolve ora la partita sempre con un episodio, con 2 episodi, e quindi insomma una partita combattuta, concentrati ragazzi, determinati, e siamo riusciti all'ultimo minuto, insomma all'ultimo guizzo, a fare gol e a portare a casa i 3 punti. Mai come questa volta si può dire che le sostituzioni hanno cambiato la storia di questa partita, perché Alonzi è entrato e ha fatto gol. Ah, questo sì, 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 sì. Quindi riproporremo Alonzi gli ultimi 15 minuti, tutte le partite, così se fa sempre gol, lo proponiamo dopo, al di là delle battute, insomma, abbiamo giocato diversamente, Alonzi sappiamo che giocatore è, però c'è anche un momento di riflessione, molte volte aiuta a riflettere e a dare quel guizzo in più. È stato fortunato per lui e per noi, e noi siamo semplicemente contenti di avere un Alonzi che ci dà una mano, e noi dobbiamo dare una mano ad Alonzi, quindi è un nostro giocatore e siamo contenti di questo, però penso che la prestazione l'abbiano fatta tutti quanti. Fa male perché comunque almeno portavamo a casa un pareggio, anche se la prestazione non è stata sicuramente di alto livello, quindi quello che mi premeva era la prestazione. Sicuramente abbiamo fatto un passo indietro invece di farlo in avanti, e quindi bisogna lavorare e basta, concentrarci sul lavoro e stare attenti al particolare, in questo caso all'episodio che comunque ti ha condannato e ci ha fatto perdere una partita che ormai era pareggiata. Nel primo tempo ci sono state pochissime emozioni, qualcosa di più si è visto nella ripresa, dove l'impressione è che la Vastese ha provato forse a fare qualcosa in più della San Benedettese. Sì, concordo, nel senso che nel secondo tempo
Secondo me abbiamo fatto bene i primi 20 minuti del primo tempo, abbastanza bene, siamo mancati negli ultimi 20 metri nella qualità del passaggio e nella conclusione, quindi abbiamo creato pochissimo, a parte la traversa subito al primo minuto. E poi nel secondo tempo la partita è stata un po' più equilibrata, anche se la Vastese onestamente ha spinto di più. Abbiamo avuto anche noi comunque le nostre chance nel secondo tempo, con una palla sbagliata dal portiere e un'occasione con Amoruso, però sicuramente dobbiamo valutare la prestazione che, ripeto, oggi è sicuramente un passo indietro rispetto a domenica.